Ciao ragazze, video riflessione, volevo farvi questa piccola riflessione sui miei capelli perché non riesco mai a inquadrarmi in maniera decente con questa bananozza che ho. Allora, praticamente volevo appunto parlare con voi perché mi avete stra tantissimo sostenuto sul nuovo taglio, il nuovo colore, mi avete detto che sto bene, che vi piace, che miglioro, eccetera, eccetera. Allora, volevo innanzitutto ringraziarvi perché siete le uniche persone viventi, cioè viventi, che hanno appunto sostenuto questa mia scelta. So che voi siete virtuali, ma non solo, non tutte virtuali perché qualcuno ho conosciuto o comunque sto conoscendo, ma e spero di conoscervi tutte a una. In realtà mi piacerebbe conoscervi tutte a una, tutte 900 le iscritte. Praticamente, se non era, volevo dirvi solo questa cosa. È un'altra regola del baule che non c'entra con lo shopping, ma è una regola di vita. Che se poi vi interessa io posso darvi alcune pillole di saggezza, secondo me ovviamente non voglio insegnare niente a nessuno perché purtroppo non sono un'insegnante di regole di vita, magari farei anche i soldi. Vabbè, se non fosse stato per me stessa, cioè me medesima, io questi capelli a quest'ora non li avrei perché ho cioè, veramente ascoltato solo me stessa, perché tutte le persone, tutte, ma tipo al 99%, mi dicono che non sto bene bionda, che devo tornare castana, che non mi si addice, che preferivano prima e perché non torni bionda, non torni castana e questi capelli biondi. Cioè, ma io dico, ma che problemi avete? Cioè, guardate se io sto qua a guardare i vostri cavoli di capelli, come li fate? Biondi, gialli, blu, verdi, rossi, marroni, a me non me ne frega niente, magari il tuo taglio di capelli mi fa schifo, magari sei banale perché è 20 anni che hai lo stesso taglio, lo stesso colore, ma hai rotto le palle. Ma sono cavoli tuoi, cioè io non è che vengo a dirti stavi meglio prima, stai meglio così, stai bene così. Cioè, io faccio quel cacchio che mi pare. Io mi trovo da Dio con questi capelli. Ho avuto riscontro da voi che mi avete detto che vi piacciono, sono contenta. E volevo dirvi appunto di credere sempre in voi stessi, ascoltare in primis voi stessi, perché i consigli delle persone ci stanno e è giusto che le persone diano consigli, che noi li ascoltiamo, a volte arricchiscono, a volte fanno bene, a volte necessitiamo di consigli. Però a volte le persone tendono a darvi consigli perché vogliono la normalità, vogliono le cose lineari, la routine e non vogliono stravolgere la loro vita e i loro occhi. Quindi questo per dirvi che ho ascoltato me stessa e secondo me ho fatto bene. Guardavo anche dei precedenti video quando ero castana, ma io mi ci trovo bene così, sto bene e li porto bene. E non mi interessa se ho gli occhi castani, non mi interessa se ho le sopracciglione e i canoni mediterranei, non me ne frega un cavolo. Quindi fate sempre quello che vi viene in mente, al massimo sbagliate, poi cambiate, nel senso volete tagliarli, tagliateli, poi li fate ricrescere, o volete allungarli, allungateli, poi togliete l'extension, volete farvi bionde, poi potete tornare tranquillamente castane, volete scurirli, scuriteli, fate tutto quello che volete che si vive una volta sola ed è giusto accontentare noi stessi in primis e piacere a noi stessi. Perché se non era, cioè se io ascoltavo gli altri io bionda non ci diventavo mai, 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 ma neanche morta. E basta, tutto qua. Questa è una regola del baule importantissima di vita. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!